Qualche giorno fa su Instagram ho chiesto alle persone che mi seguono di darmi qualche suggerimento per questi video. E un ragazzo in particolare mi ha fatto una domanda molto interessante, cioè io sono da mesi bloccato dappertutto, effettivamente, no, in questo caso, come faccio io ad andare avanti? Quindi il tema di questo video è come andare avanti con la propria vita in maniera serena, in maniera tranquilla. Se non mi conosci, sono Teo e sono il consulente numero uno in Italia che si occupa di riconquista della ex. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi essere aggiornato su tutto il resto, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Il concetto di andare avanti con la propria vita, perché magari siamo arrivati troppo oltre e quella persona non si può più riconquistare, è un concetto che a me sta molto caro. Perché ti dico questo? Perché spesso e volentieri io entro in contatto con delle persone che vogliono riconquistare la loro ex e quando sto lì in consulenza ad ascoltare quello che hanno da dirmi, molto spesso sono messo di fronte a delle situazioni che veramente sono andate troppo oltre, dove le tempistiche si sono oramai dilatate talmente tanto, dove la riconquista è impossibile, dove tutto quello che è successo a cavallo della separazione è stato veramente cruento e non è più possibile andare a recuperare quella situazione, cioè oramai è andata e va benissimo così. Io ricordo a tutti che la riconquista di base non è mai certa e chiunque dica che è facile, che è certa, che vedrai che anche tu se premi i giusti interruttori riuscirai a farcela, ecco, non funziona propriamente così. Detto ciò, ci sono tantissime situazioni che chiaramente, per quanto una persona voglia riconquistare il proprio amore, magari si è andati un po' troppo oltre con le cose. Essendo andati un po' troppo oltre, chiaramente uno deve anche cominciare a orientarsi verso il costruire un qualcosa di nuovo con se stesso. Quindi il primo concetto importante è che la riabilitazione emotiva, roba di cui ormai parlo da secoli su questo canale, attraverso i podcast, attraverso le consulenze e attraverso i vari corsi che faccio, la riabilitazione emotiva è comunque un tassello estremamente importante per andare avanti nella propria vita in maniera assolutamente costruttiva. E il primo concetto, se ti trovi in questa situazione ovviamente, che ti consiglio di abbracciare con intento e non semplicemente per presa visione, ma con intento, cominciando a fartelo tuo questo concetto, è quello di rendere nella tua testa plausibile e possibile il fatto che tu possa andare avanti senza questa persona, ok? Quindi cominciare a dire a te stesso: ok, non è l'unica persona con cui stavo bene, ce ne possono essere tante altre e mi porto dietro l'esperienza che questa relazione mi ha dato affinché io possa diventare una persona più matura, una persona più aperta, una persona diversa in relazione ad altre sfaccettature e ad altre persone che magari potrei trovare in un domani. Quindi l'idea chiave per cominciare ad affacciarsi alla propria nuova vita senza l'altra persona e cominciare a rendere plausibile e possibile nella propria testa questa sfaccettatura, quindi il andare avanti da solo. Comincio nella mia testa a dire: ok, è possibile andare avanti, ok, riuscirò a farcela, ok, lei non è l'unica persona per me, ma ce ne sono altre, dovrò semplicemente esplorare. Molte persone rimangono agganciate al concetto di ex come una scimmia su una liana perché sono in una situazione di scarsità e non di abbondanza, dove sono in bisogno, dove hanno potenzialmente legato tantissimo con questa persona, ma non con questa persona, ma con le emozioni che provavano insieme a questa persona, ok? Quindi il secondo passo, oltre a rendere possibile eccetera, il secondo passo che ti invito anche qua ad abbracciare e ti invito a seguire con intento è che a te non manca l'altra persona, a te manca il come ti sentivi insieme all'altra persona. Quindi quando tu fai questo switch mentale cambiano proprio le proporzioni, perché non è più l'altra persona che se nel momento in cui torna allora tu ti senti di nuovo bene, no,
sono le emozioni che tu provavi in relazione a come si comportava, come agiva l'altra persona. Quindi se oggi tu dici mi manca lei tantissimo, ok? In realtà, se stai bene un attimo a pensarci, non è lei che ti manca tantissimo, ma è come tu ti sentivi in relazione a quello che lei faceva. Perché magari lei faceva tutta una serie di cose che ti facevano sentire importante, e quindi è il bisogno di importanza che tu devi andare a riempire dentro di te e non viceversa. Ok? Quindi quando tu fai questo switch e vedi le cose non tanto in relazione al mondo esterno, ma quanto in relazione a te interiormente, tranquillo che le prospettive cambiano. Poi anche qua ci vuole tempo, bisogna darsi spazio, ascoltarsi, evitare di scappare da quelle emozioni negative, ma affrontarle, quindi prendere un sacco di appuntamenti con se stessi in solitaria, facendoti delle camminate in mezzo alla natura di 3 ore alla volta, di modo che tu piano piano ogni nodo che c'è dentro di te lo vai a sciogliere. È un lavoro un po' articolato, serve affrontare i propri demoni, perché dai propri demoni non si scappa, ok? Ma è tutto di guadagnato, perché poi dopo ne uscirai con una maturità assolutamente diversa. Detto ciò, ti invito a guardare anche questo video qua in particolare, perché potrebbe fare a casa tua. A presto!